Sembra che su YouTube un sacco di gente, quando parla di libri, sia nata imparata, come dicono a Napoli e provincia. Insomma, a 5 anni leggevano Omero in greco antico, a 6 Goethe, magari in lingua originale, a 9 Proust. Ecco perché sparano a zero su tanti autori e autrici. Il punto è che questi scrittori se ne infischiano, di solito, perché in realtà l'oggetto di queste critiche non sono essi. Una delle chiavi del successo di tanti criticoni e criticone di YouTube è prendere certi libri e macellarli. Sia chiaro, in giro ci sono un sacco di opere davvero brutte e non si può affermare che basta leggere, perché i libri non sono tutti uguali. Ma è indubbio che è uno dei mezzi più veloci e semplici per conquistare rapidamente consensi qui su questa piattaforma è proprio sparare a zero su determinati libri. In realtà nel mirino ci finiscono le lettrici e i lettori di quei libri che ne escono maluccio. Se va bene, sono considerate capre ignoranti, se va bene. Ma sono proprio costoro i veri obiettivi di questi criticoni. Questi criticoni e criticone dovrebbero ricordare che si arriva all'eccellenza partendo sempre dalla mediocrità. Certo, è necessario volerlo, bisogna lasciarsi alle spalle determinate letture, spesso dozzinali e banali, per procedere verso mete più ambiziose. Ma un sacco di gente non lo fa, già, perché siamo liberi di scegliere quello che vogliamo. Qualcuno inizia con Moccia e finisce con Zola e Simenon. Altri iniziano con Moccia e continuano con Moccia. E finiscono con Moccia, con grande disappunto e scandalo delle criticone e dei criticoni. E allora? Non allenano il loro gusto? Non esercitano il pensiero e la loro analisi critica della società? Non fanno altro che ribadire stereotipi e pregiudizi? Ma state tranquilli, il progresso tecnologico, l'unico autentico progresso di cui siamo capaci, non si ferma perché qualcuno si mette di traverso. Magari rallenta. Pazienza, è la libertà bellezza e libertà vuol dire anche leggere sempre e solo Moccia o i libri Harmony. Lo so che c'è di meglio, lo so che con certe letture si sviluppa un vocabolario più decente e magari non ti fai fregare dai più furbi della classe, anche se poi qualcuno che ti frega c'è sempre. Ma se alla fine delle tue letture, di tutti i tuoi Goethe e Proust e Zola, tu apprezzi solo quelli come te, che sono la copia esatta di te, e disprezzi proprio quelle persone che non hanno né mai avranno i tuoi gusti letterari, a che diavolo ti è servito leggere? Se la lettura non ti conduce a rispettare le persone tutte, anche le più banali, soprattutto le più banali, sei un pessimo individuo. Se i libri sono l'arma per dileggiare le letture altrui, quindi altre persone, hai buttato tempo e denaro. E poi parliamoci chiaro, se non ci fosse questa gente su cui affilate le lame dei vostri coltellini, voi, criticoni e criticone di YouTube, sareste davvero sicuri di avere da dire qualcosa? Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.